sono spinto. Sai, mi piacerebbe iniziare da Ezechiele 37. Ehi, Shalom. Ehi, Shalom. Shalom, che significa pace. Noi siamo gli ebrei israeliti, siamo il vero popolo della Bibbia, qui attraverso lo spirito e il potere del Dio vivente, Yahweh, Ba'asham, Yahweh Shai, per far conoscere la verità attraverso la Bibbia. Come sempre, prima di iniziare, diamo tutta la gloria, il potere e le lodi a Yahweh, Ba'asham, Yahweh Shai, Ba'asham, Rekakdash. Yahweh è il vero nome del Padre. Yahweh Shai è il vero nome di suo figlio, del Messia nell'antico ebraico. I nostri doppi onori agli apostoli e agli anziani della Gran Pietra Mulino, GMS, per aver insegnato bene la verità della Bibbia. Shalom agli eletti delle 12 tribù di Israele, che oggi si trovano dispersi nel mondo. A coloro che cercano e che servono il Signore in totale sincerità, umiltà e in verità, Shalom. Un altro giorno qui per le strade e per le vie, per portare la buona notizia, il Vangelo, e profetizzare principalmente, ok? Profetizzare, perché questo è quello che attraverso lo spirito di coloro che portano la testimonianza del figlio di Dio fanno, ok? Profetizzano. E profetizzare è nient'altro che dare il corretto intendimento della parola di Dio, che è un libro, che è una raccolta di libri profetici. La profezia è dire un avvenimento prima che accada. Okay. Ciò che fa la differenza tra il Dio vivente, il quale è il suo vero nome nell'antico ebraico, il nome del Padre, Yahweh, che tradotto vuol dire colui che è o colui che esiste, e suo figlio, Yahweh Shai, che tradotto significa colui che salva, il Salvatore. La differenza tra il Dio vivente, Yahweh Ba'asham, Yahweh Shai, e gli idoli delle religioni, è che nessuno annuncia un evento futuro ok? Solo il Dio vivente, solo il creatore conosce la fine sin dal principio. Vai. Questo è il libro di Apocalisse, capitolo 19, parto da versetto 9. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono inviati alla cena della nozze dell'agnello. Attraverso lo spirito, quello che il Signore ci ha mandato a fare è un invito. Okay, noi siamo qui a chiamare le pecore smarrite della casa di Israele, che, ricordo, il vero popolo di Israele oggi si trova disperso in mezzo alle nazioni, in accordo, ecco, con le profezie. Perché tutto quello che diciamo, ecco, sono profezie che si sono compiute. La maggior parte delle profezie si sono compiute, mancano poche profezie al ritorno del figlio di Dio. E parte di queste profezie è che il vero popolo di Dio, il vero popolo di Israele, che sono i discendenti di Giacobbe e i discendenti delle 12 tribù di Israele, oggi si trovano disperse nel mondo e sono conosciuti come i cosiddetti negri, latini, nativi indiani o terroni per la maggior parte, oltre a esserci israeliti dispersi in mezzo alle nazioni, che hanno anche la somiglianza, la sembianza di altre nazioni, ma che comunque discendono dal vero popolo di Israele. E quindi profetizziamo dando la storia della nostra nazione. Rileggi, Baba Kashar. Dice: questo è il libro di Apocalisse, capitolo 19, versetto 9. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena della nozze dell'agnello. Quindi prendete questa come una grande benedizione. Se siete qui a guardare per la prima volta, o se siete qui da tempo, da mesi o da anni, ad ascoltare la verità della Bibbia, ad ascoltare questa predicazione, questo ministero, queste profezie, sentitevi benedetti, perché questo è un invito a un matrimonio, ok? Così come sulla terra a volte siamo, dipende naturalmente da chi ci invita, ma comunque per la maggior parte delle volte quando sei invitato a un matrimonio è una gioia, perché sai che è un matrimonio, è una festa, c'è allegria, c'è da mangiare, c'è da divertirsi. Qua pensate che benedizione, siamo invitati al matrimonio del figlio di Dio, ok? Con i suoi eletti. E quindi la Bibbia ci chiama beati se stiamo ascoltando questo invito, ok? Davanti. Ci chiama beati se riceviamo questo invito, come diceva il fratello prima, perché ci sono delle feste in questo regno, immaginate, che nemmeno il presidente è invitato, ok? Per dirvi la gerarchia di questo mondo qui. Allora c'è lo stato dei lavoratori come noi, ok? C'è la classe media che sta sparendo pian pianino,
poi ci sono i ricchi, poi ci sono i politici, poi ci sono i governatori, poi ci sono le famiglie bancarie e coloro che li comandano. Ci sono delle feste che le famiglie bancarie sono invitate, nemmeno i presidenti sono invitati. E un presidente che ha l'opportunità di essere invitato alla festa di una classe bancaria diventa proprio una porta aperta, ok? Diventa proprio una cosa gloriosa. E noi, immaginate che siamo invitati nella classe ancora più alta delle classi bancarie che governano il mondo oggi, ok? Questo è un invito ai figli dell'Altissimo, Yashar Allah, ok? Questo è un invito ancora più superiore di qualunque tipo di invito che possiamo immaginare in questo regno qui. Quindi beati a coloro che riconoscono questo invito qui. Perché questo invito sicuramente non verrà, come guardavo un video qualche mese, mi sa un mese fa, un paio di mesi fa, e questo youtuber che raccontava la sua storia di come la maggior parte dei youtuber famosi vengono invitati a queste feste speciali, ok? Queste feste qui vengono introdotte proprio nel mondo della massoneria e vengono introdotti proprio alla fama, ok? Quindi maggior parte di questi youtuber, mi sa che ti avevo detto questa roba qui, ok? La maggior parte di questi youtuber che vedete che sono grossi, non sono grossi perché hanno contenuti chissà cosa, no. Sono grossi perché sono entrati a fare parte di una classe, ok? Di qual è la parola? Di pupazzi, ok? Usati dalle famiglie bancarie. E la cosa che mi ha intrigato in questa sua storia era l'invito che l'hanno mandato. Ha fatto vedere anche questo invito sul video. E questo invito era una lettera scritta tutta bellissima con una medaglia d'oro. Ok? E questo invito che noi stiamo dando non, sicuramente non viene presentato così. Ok? Perché la Bibbia ci fa capire che anche Satana si trasforma come angelo di luce. Satana inganna. Ok? La vista è illusione. Il padre sicuramente non manderà i suoi messaggeri tutto ben vestito, chissà cosa. Yahweh Shai stesso non è venuto ai israeliti vestito proprio da re. E per questo tanti non l'hanno creduto. Non l'hanno creduto. Si aspettavano che il figlio di Dio venisse in una forma gloriosa, come quando tornerà. Pensavano che la sua prima venuta fu che quando 2000 anni fa il Messia è arrivato, pensavano che venisse come un re a redimere il suo popolo, a dare di nuovo il regno, il potere comunque al popolo di Israele, a liberarlo dai romani. Si aspettavano un liberatore, si aspettavano che venisse in vesti gloriose, ma infatti non si è presentato neanche con il cavallo, si è presentato con l'asino. Ok, c'è un precetto dove il Signore dice che quelli che vestono così lo tiro fuori. Come tra l'altro quando ha mandato Giovanni il Battista prima a preparare la via. Anzi, questo ecco deve essere un esempio. Per fare chiarezza su quello che stava raccontando il fratello, che ci fu qualche anno fa, un decennio di anni fa, una decina di anni fa. C'è stato proprio un'epoca, se ricordate, dove praticamente sono esplosi questi youtuber, questi influencer sulle piattaforme, sui social. Tienilo. Praticamente questo ragazzo ha raccontato di aver ricevuto un invito dalla mano sinistra praticamente del padre, ok? Da coloro che governano oggi il mondo, dai malvagi, che lo invitarono a una festa in una villa. A quale questo andò pure. Praticamente, come ha detto il fratello, l'invito che ricevette fu un invito tutto fatto bene, tutto d'oro, tutto con. E bisognava andare vestiti eleganti a questa festa. Praticamente quando questo arrivò a questa festa videro che c'erano tante belle macchine, c'erano tanti personaggi famosi. Quando entrarono dentro gli fecero mettere delle maschere. Infatti, per chi vuole più o meno farsi un'idea di queste feste, come si chiama quel film? Eyes Wide Shut, con Tom Cruise, che fa vedere questo tipo di feste. Praticamente quella era una sorta di iniziazione. Praticamente loro, questo, sappiate che tutti i personaggi famosi dello spettacolo, della musica, questi youtuber, prima di raggiungere il livello di
il livello di che hanno a livello popolare, ok? Questa fama a livello popolare devono sottoporsi a delle a una sorta di riti, ok? A una sorta di riti dove devono praticare cose abominevoli come l'uomo staccata, sessualità. Diciamo che devono fare parte del sistema, ok, che è guidato da Satana, un sistema di Satana. Coloro che sono al top di questo sistema, ok, stanno facendo le cose contrarie a quello che il padre ha stabilito e quello che volevo appoggiarti. Continua. Sì, sì, praticamente erano, sì, a dire il vero andrebbe raccontata bene nei dettagli questa storia per far capire anche alla gente che coloro che raggiungono posizioni elevate in questo regno qui è perché hanno ricevuto un invito dal lato sinistro, dai malvagi che governano. Come Yahweh Shai ha ricevuto anche l'invito da Satana. Anzi, prendilo questo. Yahweh Shai ha ricevuto l'invito da Satana e l'ha detto, io ti do questo. Matteo capitolo 4. Matteo capitolo 4, versetto 7-8, ottimo esempio. Perché sappiate, ecco, che il Messia Yahweh Shai è passato da lì. Satana gli ha proposto il regno, praticamente gli ha proposto il potere. Ed è la stessa cosa oggi, la gente per raggiungere un potere di fama o economico deve passare da Satana, ok? E Satana ha dei rappresentanti sulla terra che sono i discendenti biblici di Esaù, Edom, sono gli Edomiti. Coloro che oggi governano il mondo, le famiglie bancarie, ci sono l'elite mondiale, ci sono loro dietro ogni tipo di propaganda. Questo è il libro di Matteo, capitolo 4, fatto da uno. Allora Yahweh Shai fu condotta dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato... Perché sappiate che quando si parla di tentazioni, ok? Perché non pensate che la tentazione sia semplicemente avere voglia di una cosa e non resisti, è come mangiare un dolce, sono tentato da questo dolce e lo mangio. La tentazione del quale parla la Bibbia sarà proprio quella là di rinnegare Dio. Sappate che arriverà il tempo della grande tribolazione, della grande prova a livello mondiale, che saremo tutti quanti tentati. La tentazione principale sarà quella là di rinnegare Dio, rinnegare la sua parola, la sua promessa, il suo patto, e accettare ad esempio il marchio della bestia, il microchip. No, ad esempio, questa è la grande tentazione che sta per arrivare, assolutamente. Però praticamente questo è quello che poi porteranno anche questi youtuber a fare, che poi adesso andiamo a raccontare. Khan dice, e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame, e qua possiamo anche andare profondamente, spiritualmente parlando, perché il deserto, quando entra questa verità, ok, ti trovi davvero in un deserto, perché sei un uomo nuovo, non hai più le stesse amicizie che avevi una volta, non hai più la fama che avevi una volta, non hai più tutta la ricchezza che avevi la maggior volta. Ecco perché la maggior parte dei ricchi, per entrare in questa verità, devono rinunciare alle loro ricchezze e robe varie, ok? Quindi ti trovi in un deserto, questo deserto diventa un punto molto, molto debole per te, è lì che Satana viene a tentarti, quando sa che non ne hai niente, quando sa che sei debole. Puoi ricevere qualunque tipo di offerta facilmente. È lì che Satana viene. Infatti, se guardate il mondo di calcio, ci sono tanti giocatori bravissimi, forti, che si trovano svincolati, si trovano nel deserto. È lì che molti si fanno avanti per fargli delle offerte, come si dice, golosi, ok? E li prendono, semplicemente, per dire. Ok, tornando, dice... E il tentatore, avvicinandosi, gli disse, se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane. Vai direttamente al punto, okay? dell'offerta di tutto il regno. Ok, ok. Versetto 7, credo. 8. 8. Versetto 8. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli, tutte queste cose ti darò se tu ti postri e mi adori. Qua possiamo comprendere in maniera molto chiara e semplice che la terra è nelle mani dei malvagi. La terra è nelle mani. Quando si parla del diavolo, dovete capire che non si tratta dell'angelo Satana o non si tratta solo dell'angelo Satana, ok? Perché comunque agisce attraverso della gente. È la gente che
fa, diciamo, rappresenta Satana, rappresenta il diavolo, come ho detto, sono i discendenti di Esaù, gli Edomiti, questa razza malvagia che oggi governa il mondo. Quindi qua possiamo chiaramente comprendere nella Bibbia che a oggi, fino ancora a oggi, chi è che ha il potere? Rileggi Baba Kasha. Can. Questo è il libro di Matteo capitolo 4 versetto 8. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli: tutte queste cose ti darò, ti postri, ecco, e mi adori. Ha offerto al Messia, dice: tutte queste cose ti darò se tu mi, ti prosti e mi adori. Quindi le ha lui in potere, quindi a oggi ha lui il potere. I suoi rappresentanti hanno il potere su, su questo regno qui. Quindi se vuoi diventare famoso in questo regno qui, devi passare dal diavolo, ok? Voglio devi passare dai riti del diavolo. Khan, voglio tirare fuori un punto molto importante su questa scrittura qui. E gli mostrò la gloria di questo mondo. Qual è la gloria? La fama, le ricchezze, le bellezze. Vedi tutte, Yahweh Shai letteralmente in quel mondo ha visto la gloria di un mondo, ha visto gli uomini con tante belle donne, ha visto gli uomini con i carri di oro, i carri più belli. Gli ha mostrato queste cose qui, queste cose sono delle illusioni degli occhi, ok? E queste sono le cose in cui si deve partecipare, perché il padre è semplice, il padre ha dato il regno ad ogni gruppo di persone nella creazione. Padre ha dato il regno a tutte le nazioni, lo ha dato ai babilonesi, agli assiri, lo ha dato ai greci, a tutti. C'è stato un tempo per ogni regno. Sì. Okay. Se tu in questo momento, perché questo è il regno dei malvagi, se vuoi stare bene, se vuoi mangiare sul tavolo dei malvagi, ti devi comportare come i malvagi, devi fare le cose che hanno fatto, devi pagare il prezzo che hanno pagato. Il prezzo che hanno pagato è quello di inchinarsi a Satana ed essere degli strumenti nelle mani di Satana per agire, ok? Infatti qui fratello ha letto che il diavolo dice vicino al Signore che se vuoi questa fama, questa gloria di questo regno qui, inchinati davanti a me. E infatti nel racconto di questo ragazzo, ok, che faceva lo youtuber, poi ha smesso di fare lo youtuber praticamente, perché come ho detto era un periodo circa 10 anni fa dove c'è stato proprio un boom di questi youtuber e influencer. Infatti lui ha fatto tanti nomi ed è accaduto anche qui in Italia, attraverso molti cantanti. C'è stato proprio un boom di, perché praticamente coloro... Salakia, scusami, non voglio interromperti, lo spirito proprio, quando era? Saranno non più di 3-4 giorni fa. Stavo su Instagram e non so cosa mi ha portato sulla pagina di Shiva, ok? Okay. È il cantante famoso là. E da lì ho cominciato a guardare, ho visto quello che promuove, ok? Promuove questo gang rosso. E poi ho visto un altro post suo con questo artista napoletano Rozzi, non lo so. Ok. Come si chiama? Non lo so. Qualcosa Rozzi, ok? In questa foto si sono baciati in bocca. Mm-hmm. E sono andato sul commento a vedere cosa dice la gente. E lì sono rimasto scioccato perché la maggior parte della gente dice no, è perché la mafia si baciano in bocca, bla bla bla. Hanno cercato di giustificarli, ok? Poi ho visto altre foto che ha fatto con Sfera e Basta. E sono andato sulla pagina di Sfera e Basta. E Sfera e Basta ho visto che ha fatto dei viaggi in America. Questi viaggi io attraverso lo spirito riuscivo a comprendere. Stava in questo albergo davvero lussuoso, proprio a New York, proprio si chiamano le penthouse. Okay. E lì quando ti invitano, lui non è andato per fare nessun spettacolo. Probabilmente è andato anche lì a questa festa. È andato per un invito, è quello che lo spirito proprio mi ha mostrato in questa cosa qui. Volevo dire questo, è quello che hai fatto bene a specificare questo, perché anche in Italia c'è stato un periodo, proprio un boom, dove sono usciti alcuni cantanti come Sfera e Basta e altri. Stanno facendo delle collaborazioni con artisti americani, ok? C'è stato proprio un periodo dove c'è stato un boom di questi qui, e tutti questi vengono utilizzati, cantanti, influencer, personaggi dello spettacolo, vengono utilizzati comunque per portare praticamente il messaggio
per influenzare la gente con il modo di pensare, per fare adorare l'immagine della bestia, cioè l'immagine di questo governo qui. Ok? Perché quando nella Bibbia si parla di adorare l'immagine della bestia, si parla che tu praticamente accetti il modo di vivere di questo regno qui, di questo governo, di questa società nel quale stiamo vivendo. Quindi accetti l'uomo staccato sessualità, accetti gli LGB e cia-cia-cia, accetti tutti il fatto che puoi essere... danno anche un esempio su riempirsi i tatuaggi, comunque che puoi essere chi sei, e poi danno... insegnano praticamente, danno desiderio a diventare dei criminali praticamente, a armi, pistole, cose che sponsorizzano nelle canzoni, droga, donne, praticamente tutto quello che indebolisce lo spirito. Adulterio, robe varie, vado con la tua moglie, la prendo la tua moglie, ti faccio questo. Droghe, sesso, soldi, potere, è questo quello che spingono attraverso la loro musica e attraverso il messaggio. Vi faccio una domanda: secondo voi questi artisti non hanno la testa cioè ad un certo punto nella loro vita non vogliono cambiare? Ad un certo punto nella loro vista, perché io anch'io ero giovane, ero un ragazzo, avevo certi piaceri, ma crescendo la mia mentalità cominciava a cambiare. Questi artisti vogliono cambiare, ma sono chiusi dentro dentro un accordo e dentro un contratto che non possono violare, ok? Infatti, il libro di Marco, capitolo 8 e 36, dice: perché a cosa vantaggia un uomo guadagnare il mondo intero e perdere la sua anima? Questo è quello che accade. Infatti, andando dietro a tutti questi, a tutte queste influenze, come ho detto, droga, potere, soldi, donne. Ti a dire però anche sul fatto delle donne, una volta quando facevano canzoni d'amore, su come corteggiare una donna, su come... quella era tutta un'altra cosa, quelle erano proprio dei racconti. La poesia, la musica era poesia, era tutto... Cioè, ascoltavi la musica e ti faceva diventare uomo, ti faceva ragionare, no? Invece adesso le donne vengono menzionate solo come oggetti. Come oggetti. Infatti le donne sono le prime ad ascoltare queste canzoni qui. Delle ragazzine davvero che cantano delle canzoni tremende per loro, su quello che gli dicono: salacchia. Ti prendo, ti strappo, ti chiamo... Cioè, guarda, ho sentito delle canzoni veramente tremende. Hai detto qualcosa di importante, che delle ragazzine, infatti, se tu sei un ragazzo giusto in questo mondo, ti vedono come uno sfigato. Non troverai mai le ragazze. Le ragazze vogliono ragazzi tosti, quelli che sembrano i spacciatori, quelli che sembrano i gang, ok? È questo che eccita le ragazze di questo mondo qui. Okay. E vedete il motivo perché diciamo che come dice, cosa è? Il libro di Salmi 63 è tutto capovolto. Yahweh Shai deve tornare a mettere ordine in questo mondo qui, perché la maggior parte, la gran maggior parte, si sono venduti e hanno accettato quell'offerta di Satana che Yahweh Shai ha rifiutato, ok? Sì, infatti, per raccontare questa storia che ha raccontato, questo ragazzo che faceva lo youtuber, praticamente ricevettero questi inviti in cartoline d'oro, scritte d'oro, in maniera comunque lusinghevole, e loro contenti andarono a questa festa, presero l'abito, andarono in una di queste ville di dov'era? Los Angeles? Mi ricordo di... mi sa Los Angeles. Comunque Hollywood. Hollywood, lì, quelle parti. Comunque da quelle parti lì. E praticamente dissero che a questa festa c'erano un sacco di personaggi famosi, tipo The Rock, tipo Al Pacino. Però non li riconoscevi direttamente, perché prima di entrare a questa festa ti davano una maschera, e lui raccontò che a lui gli diedero la maschera di un orso, all'amico suo la maschera di un uccello, un po' come in questo film che vi abbiamo nominato, Ace Wide Shot. E praticamente poi disse che a questa festa era tutto a tema, c'erano delle stanze a tema che praticamente all'inizio entravi e facevi conversazione, che loro riuscivano a riconoscere chi era nuovo da quando c'era la stretta di mano. Quando stringevano la mano con il pollice, stringevano sulla mano e chi non lo faceva si riconosceva che era nuovo. E disse che man mano poi era una festa a tema, che ogni stanza aveva il suo colore in questa villa. E adesso non ricordo bene quale fu
la cronologia dei colori, ma praticamente dissero che partirono giallo, in maniera formale, sì, per poi finire comunque in una stanza colore rosso dove si parlava di cose perverse. Però fa che prima di andare avanti presero questi qua nuovi, e qui voglio arrivare al punto, presero coloro che erano nuovi, li portarono da parte e gli fecero questo rito, praticamente li posero davanti alla Bibbia, al Corano e alla Torah, credo, e dissero: tu in quale Dio credi? In cosa credi? E chi diceva: in quale libro credi? E uno diceva: in questo libro qui. E dovevi praticamente prendere questo libro in mano e dovevi dire: io non credo a questo Dio, io credo solo in me stesso. Dovevi fare questa, prima di tutto per continuare, dovevi fare questa, praticamente dovevi rinnegare il tuo Dio e dovevi dire che il Dio eri tu stesso, il Dio di te, praticamente, il Dio eri tu stesso. E poi praticamente questo youtuber disse che lui non se la sentiva non solo per questa cosa della Bibbia, ma soprattutto per quello che aveva visto, per quello che era successo nei vari step prima di arrivare lì. E disse che praticamente il suo amico che andò avanti lo portarono in una stanza dove c'erano tante telecamere e lo obbligarono a fare delle cose abominevoli, ok? Come cose abominevoli che ti viene male, sì. Cose che non puoi neanche dire fuori, ma proprio cose che ti perseguita per sempre nella tua vita. E che praticamente poi loro usano per ricattarti nel caso tu volessi denunciarli, ok? Però tutti i personaggi famosi sono passati da questo rito qui. E adesso hanno la fama che hanno, come Will Smith, Leonardo DiCaprio, questa gente qui sono tutti quanti passati, diciamo, sotto il toro, tutti quanti sono passati, l'hanno preso in quel posto sicuramente. Guarda i figli di Will Smith, guarda i figli di Will Smith, il maschio che diventa femmina e la femmina che diventa maschio, non c'è ordine in quella famiglia là. Guarda la famiglia di Wayne, ok, è il famoso giocatore di NBA. Suo figlio è diventato una femmina, ok? Questo è il libro di Primo Timoteo. Praticamente, Salagiak, praticamente per acquistare la gloria in questo regno devi vendere l'anima tua al diavolo. E quando si fa, quando si dice questo, è proprio una cosa che succede letteralmente, perché tu vendi la tua dignità a questa gente qui, dove loro ti riprendono mentre tu magari fai qualche cosa sessuale con un altro uomo o con un animale o con dei bambini, e loro praticamente ti hanno in pugno per tenerti proprio. Però e poi loro ti utilizzano per fare per portare questi messaggi, come abbiamo detto, di droga, sesso, potere o di accettare le persone dello stesso sesso. Ti danno anche la fama, per i soldi, tutto quello che vuoi tu, però come dice il Signore, puoi anche conquistare il mondo, ma a che prezzo? Al prezzo della tua anima, al prezzo della tua dignità. E questo è proprio quello che accade con tutti questi personaggi famosi qui. Questo è il libro di Primo Timoteo, capitolo 6, versetto 9. Ma coloro che desiderano essere ricchi cadono in tentazione, in una trappola e in molte lusure. Questo è la tentazione, praticamente è rinnegare Dio. Rinneghi Dio come? Andando contro quello che Lui ha comandato. Ad esempio, se l'Altissimo ha comandato che un uomo con un altro uomo è cosa abominevole, è proprio contro la creazione, è contro natura, tu accettando questo, passando sotto un rito dove te lo prendi in quel posto, dove devi metterlo in quel posto a un altro uomo, devi fargli un servizietto, quello che sia, o poi dopo, quando hai la fama, vestirti, ad esempio Sperra c'ha la borsa, si veste di rosa, o come hai detto tu, due uomini che si baciano, o comunque loro appoggiano questi movimenti di questi movimenti contro natura. E Salakia, questi movimenti di questa natura in cui il fratello sta dicendo, sono culti di Baal alla fine, perché in realtà le civiltà antiche, per adorare Satana, adoravano Baal. Baal era la divinità centrale, ok? Che torna a Nimrod di Tammuz, ok? E cosa voleva Baal? Se tu devi andare dietro a Baal, infatti i sacerdoti di Baal si vestivano come delle donne, gli uomini si vestivano delle donne e facevano davvero chirurgie. Gli uomini tagliavano la propria staffa, ok? Quindi quando si parla di un uomo che si trasforma qua, non è iniziato adesso, è iniziato nei tempi antichi, perché i sacerdoti di Baal si trasformavano, gli uomini davvero tagliavano la propria staffa e si vestivano come delle donne. Quindi
vedere tutti questi celebrità, tutta questa gente famosa che li stanno tirando in questo mondo perverso, è tutto per l'adorazione di Baal. E poi in più abbiamo scoperto attraverso delle persone che il padre ha usato per farci capire certe cose, che proprio i governi mondiali si trovano ogni estate sui boschi di Bohemia, negli Stati Uniti, dove hanno questa statua tipo di 6 metri, ok? E fanno adorazioni a Baal, ok? Quindi vediamo che i poteri di questo mondo qui, la loro adorazione è a Baal. E tutti coloro che li seguono, tutti i piccoli minion, le vostre celebrità, i vostri artisti, sono degli strumenti per distruggere le prossime generazioni in generazioni, ok? E loro devono partecipare come sacerdoti di Baal. Noi siamo sacerdoti dell'Altissimo, Yahweh Bashimiah Shai. Vi portiamo il messaggio dell'Altissimo. Loro sono i sacerdoti di Baal, ecco perché loro vi portano il messaggio di Baal, ok? Pensare solo ai soldi, solo i soldi conta. E tutti i rap italiani, senti, se non hai soldi non parlarmi, ok? La tua moglie la metto a pecorina, e la tua parlano di un messaggio tutto che è contrario al messaggio dell'Altissimo. Non è perché vogliono parlare di quelle cose là, ma perché si sono messi le mani, hanno stretto un accordo con Satana, ok? Infatti, tornando qui, 1 Timoteo 6:9 dice: ma coloro che desiderano essere ricchi cadono in tentazione e in una trappola, ok? Cosa è una trappola? Se tu prepari una trappola per un topo, fai la trappola e metti un pezzo di formaggio dentro, ok? C'è il topo che va attorno, vede questa cosa qui, vede questa. Cioè, nella mente del topo, lui sa che, cioè, trovare un pezzo di formaggio così grosso in questa maniera c'è qualcosa che non va. ma tutta la voglia che ha non gli permette di ragionare. E lui va su, prende, pum, la trappola. Cosa fa? La trappola ti inchioda, dopo un po' di tempo non riesci a muoverti più e muori. Questa è la trappola che cadono questa gente che si spacciano per i governi di questo mondo qui. Ti tengono in ostaggio e dopo un po' di tempo ti fanno fuori, muori. Andate a chiedere da Michael Jackson, andate a chiedere da Tupac e il resto e tutti gli altri che sono morti, ok? Perché quella trappola dopo un po' cedi la vita. Ecco perché il libro di Romani dice che il salario del peccato è la morte, ok? Andando avanti, dice, e in molti, leggo da capo per contesto, dice, ma coloro che desiderano essere ricchi cadono in tentazione e in una trappola e in molte lussure sciocche. Però praticamente quello che fanno attraverso questa gente che è stata invitata direttamente, praticamente questi influencer, questi cantanti che loro sono stati invitati direttamente a queste feste, poi loro che cosa fanno? Vi invitano indirettamente a voi, attraverso questi cantanti, a imitare e ad appoggiare il pensiero e il modo di vivere di questa società qui, ok? Per questo invece noi siamo qui, al contrario, ad invitarvi, a separarvi dal modo di pensare di questo mondo qui. E questo torna all'inizio, l'invito che abbiamo letto prima. Infatti, come dice il Signore, nel libro di Luca, come dice il Signore Yahweh Shai, dice: voi non potete servire Dio e Mammona. E Mammona rappresenta praticamente il denaro, quello che questa società fin da bambini ci spinge a desiderare fortemente: soldi, denaro, praticamente ad acquistare la gloria in questo regno qui. Ma sappiate che per avere una posizione gloriosa di fama o di quello che sia, di potere in questo regno qui, viene con un prezzo, che è l'anima vostra. Non per niente il Messia Yahweh Shai diceva che guai ai ricchi, ok? Che è difficilissimo, quasi impossibile per un ricco entrare nel regno dei cieli. Perché uno, per diventare ricco è possibile che devi vendere l'anima tua a Satana. E poi dopo fai fatica a liberarti da questa trappola, come diceva anche il fratello. Okay? E quanti ricchi comunque in questo regno sono puliti? Ok? Quanti ricchi in questo regno sono puliti? In questo regno, per diventare ricco, vuol dire che avresti fregato ma tante altre persone, ok?
Questo non è per dire che i padri non può rendere ricco un uomo, il padre rende ricchi chiunque vuole. Questo è il libro di secondo Samuele o primo Samuele. Il padre rende ricco chiunque vuole, ma per essere ricco in questo regno, essendo che anche la ricchezza di questo regno è malvagia, ok, non è una ricchezza pura, non è una ricchezza stabile, devi fregare qualcuno. Ecco perché ci sono delle varie ditte che prendono la gente a lavorare e li pagano ingiustamente per diventare ricchi, perché lui per diventare ricco deve sfuggire alcune tasse, deve mettere sotto alcuni uomini a lavorare e stralavorare per lui e non pagarli giustamente. Questa è la ricchezza di questo mondo qui. Quindi tornando, dice: ma coloro che desiderano essere ricchi cadono in tentazione e in una trappola e in molte lussure sciocche e dannose che annegano gli uomini nella distruzione e nella perdizione. Questo è quello che ti fanno diventare loro attraverso tutto questo, soprattutto attraverso poi i desideri e le abominazioni sessuali, ti fanno diventare carnale. Questo è quello che questo mondo praticamente ti spinge a essere, ad essere carnale, mentre attraverso lo spirito, quello che leggiamo dalla parola di Dio, l'invito che fa l'Altissimo è quello di rinunciare, ok, a quello che in questo mondo possiamo ottenere attraverso queste ricchezze, a non farci un tesoro qui sulla terra, un tesoro che poi i ladri possono rubare o comunque che andrà distrutto quando l'Altissimo porterà il giudizio attraverso il fuoco, ma di preoccuparsi di farsi un tesoro nel cielo. Qual è la scrittura che ho tirato fuori all'inizio? Apocalisse 19:10. Era Apocalisse 19. Rileggi Apocalisse 19. Non avevamo finito. Ah. Intanto salutiamo Giuseppe. Ah sì, io qua. Il fratello Nazayar del Messico. Nehemiah. No, siamo a Bassano. Maurizio. Ehi, Shalom. Archia. Ehi, Shalom, Arachiala. Ehi, Shalom, Shalom, Yahawa Basham, Yahawa Shabaraktam. Questo è il libro di Apocalisse, capitolo 19, e versetto 10. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati da farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Yahawa Shai. Rileggi dal versetto prima. Ok, dal versetto 9. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena della nozze dell'agnello. Ecco qui, questo mondo vi invita attraverso i suoi messaggeri, attraverso i suoi influencer, vi invitano al loro modo di vivere. Ok, mentre qua stiamo leggendo beati, benedetti quelli che invece stanno ricevendo questo invito qui. E questo invito qui, non dico che adesso dovete prendere, dovete dare via tutto quello che avete, perché arriva il momento, arriva il tempo, ed è anche vicino, durante che verrà con la grande tribolazione, dove se non prendete il marchio della bestia, cioè il microchip, perderete i vostri conti in banca, perderete il vostro lavoro, perderete le vostre case, perderete le vostre famiglie, ok? Quindi arriva il tempo in cui dovete perdere tutto, dovete rinunciare a tutto. Per questo invito che il Signore sta facendo un invito dove mette alla prova la nostra fede, dove dice: vediamo se veramente sono pronti, se veramente mi stanno aspettando, come disse anche il Messia Yahweh Shai, ma quando tornerò sulla terra troverò fede, dice il Signore. Per questo invito ci chiama a prepararci, perché poi quando siamo invitati alle nozze che cosa facciamo? Quando siamo invitati a un matrimonio che cosa facciamo? Ci prepariamo, no? Ci compriamo un bel vestito, ci iniziamo a preparare e il vestito rappresenta la nostra condotta, il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere. E questo è quello che vi invitiamo. E questo è quello che il Signore, attraverso lo Spirito, attraverso i suoi servi profeti, ha invitato, attraverso suo figlio, Yahweh Shai, ha invitato, cioè a ravvedersi, a correggersi, a cambiare il modo di pensare, il modo di vivere, in vista di quello che sta arrivando. Ok? Perché in realtà, adesso torno riguardo l'invito, il motivo in cui non dobbiamo accettare questo invito del mondo, ok? Perché noi siamo stati creati per cose più speciali di questo invito qui.
ok? Noi siamo, siamo un popolo scelto, ok? Non dobbiamo andare dietro a cose abominevoli che non ci giova a nulla, ok? Giusto per rinfrescare la mente di ciò che il Padre ha pianificato per noi. Questo è il libro di Isaia, capitolo 43. Ma ora, leggo dal versetto 1, ma ora così parla il Signore Yahweh Bashem Yahoshai, il tuo creatore. O Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele, non temere perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Questa è una promessa, perché ci sono delle acque, le acque rappresentano proprio, le acque vengono con delle correnti, no? Correnti forti, rappresentano dei problemi che dovremo attraversare. Il Padre sarà con noi, ecco perché Yahweh Shai stesso lo dice, non pensare a cosa mangerai domani, non pensare a come vestirti, non spacciare la tua anima per cose che non giovano a nulla, ok? E dice, quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato e la fiamma non ti consumerà. Dice, perché io sono il Signore, Yahweh Bashem Yahoshai, il tuo potere, il Santo di Israele, il tuo Salvatore, e ho dato l'Egitto come tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Io do degli uomini al tuo posto e dei popoli in cambio della tua vita. Queste sono delle promesse, questa è una lettera d'amore che il Padre sta facendo al suo popolo, ok? A posto di distruggerti, il Padre ha già preparato degli uomini che metterà al tuo posto, ok? Non serve che tu ti inchini a questi uomini che non valgono a nulla, ok? Andando avanti, in versetto 7, versetto 6 dice, dirò al settentrione, da, e a mezzogiorno non trattenere, fa venire i miei figli da lontano, le mie figlie dalle estremità della terra, tutti quelli, ciò che portano il mio nome. Noi portiamo il nome di Yahweh Bashem Yahoshai, ok? E dice, che io ho creati per la mia gloria, che ho formati, che ho fatti. Fa uscire il popolo cieco che ha occhi e i sordi che hanno orecchi. Ok? Questo è il punto. Si aduni tutti insieme le nazioni. In realtà questa non era anche la scrittura che volevo leggere, ma ci sta. Perché queste sono le promesse che il Padre ha fatto. Questo il Padre ci fa capire quanto importanti siamo. Il Padre, e questa scrittura vi fa vedere anche, perché qui abbiamo letto che il Padre ha promesso ai figli di Israele che ha dato degli altri uomini a posto nostro, ok? Chi sono questi uomini qua? Non sono gli eletti del Padre? E qui questa è una lettera esplicitamente diretta ai figli di Israele. Ancora una prova più grande in cui non dobbiamo spacciarci a questi uomini qui, sono del nulla. Intanto il Padre ci ha dato questi uomini in posto nostro, ok? Andando avanti con il libro di Apocalisse, capitolo 19. Ok? Tornando al versetto 9, e l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse... Come vi invita il Signore? Com'è che manda l'invito il Signore? Attraverso dei messaggeri, no? È così che una volta si mandavano degli inviti, si mandavano dei messaggeri. E chi sono i messaggeri? Sono i suoi servi, i profeti. Siamo qui per le strade e per le vie a chiamarvi, a invitarvi, a prepararvi al ritorno del Figlio di Dio. E quando torna il Figlio di Dio, preoccupatevi di avere l'abito giusto, di esservi spogliati dell'uomo vecchio e di aver rivestito l'uomo nuovo. Perché quello che siamo stati chiamati a fare è a correggerci. Perché sappiate che nessuno di noi è nato giusto, nessuno di noi è nato in una famiglia che gli ha insegnato qual è la cosa giusta, perché la Bibbia parla chiaro, i nostri genitori, dai nostri nonni e così via, e così hanno fatto con noi, ci hanno solo insegnato menzogne che hanno imparato dalle religioni.
Nessuno di noi è nato nella giustizia, nessuno di noi è nato conoscendo qual è la cosa giusta, ma attraverso la verità della Bibbia iniziamo a capire qual è la cosa giusta e quindi siamo chiamati a correggerci e a iniziare a camminare al meglio delle nostre possibilità in, secondo la giustizia del Signore. E pertanto questo rappresenta un modo di comportarsi, rappresenta una condotta. E prima di tutto quello che l'abito che dovete rivestire, prima di tutto, che dovete rivestire, la parola è rivestire, cioè rimettere, perché era un abito che avevamo un tempo e che adesso, essendo dispersi in mezzo alle nazioni, non sappiamo più chi siamo, è quello lì di ritornare alla nostra identità, ok? Prima di tutto. Perché quando il Signore viene, questo invito qui è fatto al suo popolo, ok? Agli eletti del suo popolo è stato fatto questo invito qui. Non è un invito fatto a tutte le nazioni, è un invito fatto alla sua gente, al suo popolo, Israele. Quando il Messia torna, non viene per tutte le nazioni. Quando il Messia torna, torna per il suo popolo, Israele, per i suoi eletti. E questo lo si legge in Matteo capitolo 24, al versetto 32, dove dice che quando il Signore comparirà, anzi, lo riesce a prendere? Matteo? Matteo capitolo 24, versetto 30, versetto 31. Questo è il libro di Matteo capitolo 24, versetto 31. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti da quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Questi chi sono gli eletti? Gli eletti sono i figli di Israele, ok? In Apocalisse capitolo 7, anzi, prendi Salmi capitolo 105, versetto 6, così ci facciamo vedere chi sono gli eletti. Ci sono tantissime scritture che quando si parla di eletti, si parla solo dei figli di Israele, ok? Gli eletti vengono dal popolo di Israele, non vengono da altre nazioni. E il Signore quando torna, torna per i suoi eletti, per il popolo di Israele. Pertanto abbiamo l'obbligo, prima di iniziare ad aggiustarci questo vestito, di capire, di mettere addosso a noi la nostra pelle, la nostra identità. Cioè non siamo italiani o nelle nazioni nel quale siamo dispersi. Siamo i discendenti delle 12 tribù di Israele. Pertanto iniziamo a tornare israeliti. Ce l'hai? Questo è il libro di Salmi, capitolo 105. Parto da versetto 5, dice: ricordatevi dei prodigi fatti da lui, dei suoi miracoli e dei suoi giudizi, della sua bocca. Voi figli d'Abramo, servo discendenza di Giacobbe, suoi eletti. Quindi qua quando dice ricordatevi i prodigi che ha fatto il padre, siete voi che dovete ricordare i prodigi, perché il padre ha fatto questi prodigi contro altre nazioni che ci venivano contro. Quindi voi figli di Giacobbe, che siete gli eletti dell'Altissimo, Yahweh Shemeshai, come lo dice anche il libro di Isaia 45, dovete ricordarvi di questi prodigi qui. Dovete ricordarvi che il Padre nel deserto ha dato pane ai nostri padri, ok? Quindi quando arriveranno i giorni della grande prova in cui abbiamo parlato all'inizio, dovete confidarvi al Padre che vi darà pane in quei giorni là. Non dovete andare a prendere il pane contaminato di Esau Edo, coloro che governano al giorno d'oggi, ok? Il Padre vi darà pane. Dovete ricordare che è il stesso Padre che ha fatto aprire il Mar Rosso, stesso Padre che ha fatto cadere il manna dal cielo, stesso Padre che ha dato pollo, i quali ai figli di Israele hanno mangiato, erano saziati, ok? Il Padre è sempre con noi fino ad oggi, il Padre non cambia mai, ok? Queste promesse, e vedete, questo è il problema degli uomini al giorno d'oggi, sto parlando dei figli di Israele. Loro, essendo degli uomini, cercano di mettere il padre sul stesso podio degli uomini. Un uomo può dire una cosa oggi, magari ha bevuto qualche vino, e domani dice, ti do 300.000 euro domani, non ti preoccupare, ti do 10 adesso, domani mattina ti do 290. E all'indomani si sveglia, torna ai suoi sensi e comincia a trovarti delle scuse. Il padre non è così. Il padre dice una cosa e lo fa, non importa, ok? Quindi tornando, prendi il Baba Kasha, Matteo capitolo 28, versetto 19, perché dobbiamo capire che qua noi siamo in una missione, siamo stati inviati a chiamare, ok? A mandare questo invito a le pecore smarrite della casa di Israele, ok? Questo è quello che ci ha mandato il Messia.
Matteo capitolo 28. Matteo capitolo 28. Ok. Questo è il libro di Matteo capitolo 28, versetto 19. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Qua dice, qua sta mandando gli apostoli, i discepoli, dice andate dunque da tutti i popoli. Però andare da tutti i popoli non significa dobbiamo andare dalle altre nazioni. Andate da tutti i popoli perché storicamente le 12 tribù di Israele si trovavano nella dispersione, nella diaspora, si trovavano disperse in mezzo agli altri popoli. Quindi dice andate da tutti i popoli e battezzate. La parola battezzare in greco bautizu significa un'immersione. Praticamente fateli immergere nella loro storia, ok? Perché dice battezzateli, fateli immergere nel nome del Padre. Quindi prima di tutto è dire alla nostra gente qual è il vero nome di Dio, ok? Non è Yahweh, non è Geova, non è Yahuwah, non è quello delle religioni, ok? Il vero nome del Padre nell'antico ebraico è Yahawah. Quindi prima di tutto a dare attraverso la Bibbia il nome del Padre. Se vogliamo entrare nella storia di Mosè, lo vuoi prendere velocemente? Ah, Esodo capitolo... Esodo capitolo 4, dove il Padre dice vicino a Mosè, questo è il mio nome e così mi invocherete di generazione in generazione, perché il Dio della Bibbia, il Dio vivente, ha un nome che è unico, come si legge in Zaccaria, ok? Capitolo 13, versetto 9, unico, anzi questo lo prendo io. Zaccaria capitolo 14, versetto 9, il Signore Yahawah sarà re di tutta la terra. In quel giorno Yahawah sarà unico e unico sarà il suo nome. Uno solo è il nome del Padre Altissimo. E quando il Signore ci ha chiamato, ecco, noi vi stiamo dicendo che l'Altissimo attraverso lo Spirito ci ha mandato a dare un invito. Quindi noi prima di tutto vi dobbiamo dire chi vi sta invitando. Ok? Dobbiamo dirvi nel nome di chi veniamo, da chi viene l'invito. E l'invito viene dal Dio vivente, dal Creatore dei cieli e della terra. Ok? Che il suo nome è Yahawah. Ce l'hai? Questo è il libro di Esodo, capitolo 3, versetto 15. Il potere, Dio disse ancora a Mosè, dirai così ai figli di Israele. Vai. Dirai ai figli di Israele, il Signore Yahawah, il tuo potere, dei, il tuo potere, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, mi ha mandato da voi. Tale è il mio nome in eterno, così sarò invocato di generazione in generazione. Ok, qui da una chiara e specifica istruzione, un ordine ti dà, dice così sarò invocato di generazione in generazione, ok? Non dice Geova, non dice Yahweh, quello che noi troviamo io sono colui che sono, ok? Che in realtà dice, digli che ti manda colui che esiste, e colui che esiste nell'antico ebraico è Yahawah. Quindi prima di tutto, quando vi portiamo questo invito, vi diciamo da chi proviene questo invito qui, e proviene dal Dio vivente, dal Padre del nostro Signore, dal Signore del nostro Signore, quindi da Yahawah. Poi dice battezzateli nel nome del Figlio, come dice in Matteo capitolo 28 e 19. Andate dunque da tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo. E guardate quanto è spirituale. Allo stesso modo in cui Mosè andò a chiamare i figli di Israele fuori dall'Egitto, attraverso il nome del Padre, ok? Così il Signore Yahawah Shai ha mandato ai figli di Israele dispersi in mezzo alle altre nazioni a chiamarli, a battezzarli attraverso il nome del Padre, prima di tutto, ok? Che questo è quello che dovete capire. Noi qui non siamo nel nome di Gesù Cristo, non siamo qui nel nome di nessuna religione, ok? Noi siamo qui nel nome di Yahawah Ba'asham Yahawah Shai, che sia chiaro. Non siamo qui per metterci a fare conversazioni o a dire opinioni o ad ascoltare le vostre opinioni, le vostre idee, a fare una conversazione di questo genere, tu cosa pensi o cosa penso, no. Noi siamo qui a portare il messaggio del Signore, siamo qui a portare l'invito, siamo qui a chiamare al pentimento, al ravvedimento, siamo qui a preparare le pecore smarrite della casa di Israele, siamo qui a dire chi è chi sono i veri figli di Israele, ok? Siamo qui a portare il messaggio. Senza voler metterci a fare conversazioni su tu cosa pensi o cosa penso. No, non siamo qui per questo. Non siamo qui per trattare.
siamo qui per portarvi il messaggio diretto, ok? Per questo il Signore dice andate e battezzate, battezzateli, immergeteli nella parola, ok? Battezzare attraverso l'acqua della parola, non attraverso l'acqua delle l'acqua liquida, ok? L'acqua materiale, non è quello il vero battesimo. Quello era un battesimo che praticava Giovanni prima della venuta del Signore. Era un battesimo di preparazione a quando poi viene il Signore che ci viene a battezzare attraverso lo Spirito Santo e il fuoco. Che lo Spirito Santo rappresenta la verità della Bibbia nel quale ci dobbiamo immergere e il fuoco rappresentano le sofferenze che vengono dopo che hai ricevuto il Signore. Perché qui siamo nel regno di Satana e quando tu accetti Satana, cioè le religioni con Gesù Cristo, tutto va bene. Ma quando tu accetti il Messia Yahweh Shai, inizi a soffrire. Che cosa credi? Che nel regno di Satana accetti il Signore e sarà tutto liscio? Certo che no. Si inizia a soffrire. Questo fa parte del battesimo di fuoco. Perché? Perché quando ricevi il Signore inizia ad essere una nuova creatura perché inizi ad apprendere la verità della Bibbia. E parti dalle cose basi, ad esempio, come l'alimentazione, come smettere di mangiare maiale. E sembra una cosa facile, ma appena inizi a smettere di mangiare maiale, iniziano le tribolazioni, iniziano a perseguitarti, a molestarti. Chi? La tua famiglia, i tuoi conoscenti. Dal semplice smettere di mangiare maiale iniziano le molestie da parte di... e iniziano le prime sofferenze in questo mondo. Da quando smetti di mangiare gamberi, cozze, vongole, se mai a casa dici che non mangi più lo spaghetto a vongole o più che non celebri il maledetto Natale, iniziano le tribolazioni. Per questo che vi credete che il battesimo dello Spirito Santo e del fuoco sia il battesimo delle religioni che dopo che ti sei fatto il tuffo nell'acqua esci tutto gioioso e vai camminando come un rimbambito per le strade come fanno questi dei testimoni di Geova, evangelisti o altri, sono salvo. Non siete salvi, ok? Avete solo ricevuto il battesimo di Satana e non ve ne siete accorti praticamente. Perché? Perché non state soffrendo. Perché come si legge nella scrittura, si legge che del resto chi vuole vivere pienamente in Yahweh Shai vivrà molte tribolazioni. E il Messia stesso ci ha parlato anche di questo. Quando ha detto fatevi coraggio, ok? Io ho vinto il mondo, ma voi fatevi coraggio perché nel mondo avete molte tribolazioni. E io non vedo le tribolazioni in queste religioni, ok? Vedo solo una passeggiata, vedo. Vai. Questo è il libro di Ebrei, capitolo 12, e versetto 6, che dice perché il Signore disciplina colui che ama e castiga ogni figlio che riceve. Invece qua ci lamentiamo appena riceviamo qualche situazione, qualcosa che non ci piace la carne. Anzi, ci predicano un Dio diverso. Un Dio che una volta conosci non avrai più problemi. Se hai problemi è Satana, ok? Non avrai più problemi, non saranno niente. Mentre la scrittura dice diversamente. Il padre mette in disciplina. La parola discepolo, vi diciamo sempre, discepolo viene dalla parola disciplina. Ok, non puoi entrare a camminare con il padre senza essere disciplinato, come diceva il fratello prima. Che se smetti a mangiare il maiale, prima che la tua famiglia ti viene contro, il tuo corpo ti viene contro subito. Comincia a mancare quel toast là, prosciutto, quella roba là. Poi devi essere tu a essere disciplinato a tenere questo corpo nel suo posto e far valere di più lo spirito, perché in quel momento non stai cercando di edificare la carne ma lo spirito. Tutta la nostra vita abbiamo edificato la carne, è il momento di edificare lo spirito e fare ciò che non piace tanto alla carne, quello che sta dicendo il fratello. Torna in... Avevo un precetto prima, perché dicevi che non siamo qui a dire cose dolci, se ricevono o non ricevono, se ascoltano o non ascoltano. No, non siamo qui a intrattenere una conversazione. Non siamo qui ad aspettare che arrivi qualcuno a dire ehi, tu cosa penso? No, io penso questo. O ascoltare l'opinione delle persone. Noi siamo qui per portare il messaggio. Se vuoi ascoltare il messaggio della Bibbia, non noi, ok? Quando vieni qui... La mia domanda è, vuoi ascoltare quello che dice la Bibbia? Sì o no? Ok? Fate domande, fate qualsiasi domanda vi passa per la testa, ma siete pronti a conoscere la risposta della Bibbia? Questo è, perché qui non riceverete risposte da uomini, qui riceverete quello che dice la Bibbia. E quello che dice la parola di Dio non sempre è piacevole all'orecchio umano, ok? Perché la Bibbia è dolce e amara, e non sempre è quello che proprio vuoi sentirti dire.
Per questo la maggior parte delle persone non vuole leggere la Bibbia o non vuole credere alla Bibbia, perché la Bibbia ti bacchetta. Beh, la parola di Dio ti sgrida, ti corregge, ti riprende. Non vuole neanche ascoltare i veri messaggeri dell'Altissimo, perché i veri messaggeri dell'Altissimo sono conosciuti da tempo a tempo. Tutta la Bibbia nessuno li voleva ascoltare. Quando venivano i uomini dell'Altissimo a parlare al popolo di Israele nella Bibbia, erano guai. I figli di Israele non erano mai pronti a volerli ascoltare. Li vogliono solo ascoltare quando si trovano proprio nella merda della merda della merda, ok? Questo è il libro di Ezechiele, capitolo 2, parto dal versetto 3. Egli mi disse: figlio d'uomo, ti ho mandato ai figli di Israele, a nazioni ribelli che si sono ribellati a me. Essi, i loro padri, si sono rivolti contro di me fino a questo giorno. E questi figli dalla faccia dura e dal cuore ostinato io ti mando. Tu dirai loro: così parla il Signore Yahweh Hashem Yahushai, sia che ti ascoltino, sia che non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è stato un profeta in mezzo a loro. Ok? Quindi noi, come diceva il fratello prima, noi siamo qui a predicare questa verità. Se volete accettarlo, se non volete accettarlo, intanto il Padre ci ha fatto conoscere già che siete un popolo ribelle. Noi siamo un popolo ribelle, un popolo con il collo di ferro, con il collo rigido, ok? Un popolo che è più facile accettare Satana che accettare Dio, ok? Quindi non ci meravigliamo che la gente non vuole venire ad ascoltare ciò che vengono fuori, tra l'altro, dal libro del Padre Yahweh Hashem Yahushai, non dei nostri pareri. Come dicono il libro di Isaia, parlaci di cose teneri, ok? I figli di Israele non vogliono essere ripresi, ok? Qual è il precetto che dicevi prima? Abbiamo comunque concluso Apocalisse. Ritorna in Matteo capitolo 28 versetto 19, concludiamo quel punto, poi torniamo in Apocalisse, perché qua è bene capire che chi non si ferma ad ascoltare non è un problema mio. Chi viene nei commenti e viene a dire, a insultare o a non essere d'accordo, quello non è un problema mio. Noi non siamo qui per te, non siamo qui per voi, ok? Noi siamo qui per gli eletti del popolo di Israele, siamo qui per coloro al quale il Signore aprirà gli occhi e le orecchie, perché la gente non conosce, si è dimenticata che 2/3 della nostra nazione si trovano sotto la maledizione di Isaia, capitolo 6, versetto 9, ok? L'Altissimo ha chiuso gli occhi e ha tappato le orecchie. E se l'Altissimo ha chiuso gli occhi e ha tappato le orecchie, chi sono io per aprire gli occhi e per aprire le orecchie alla gente? Ok? Chi sono io? Il Messia Yahweh Shai è venuto, ha fatto miracoli davanti alla gente, la gente non ha creduto a lui. Pensate che crederanno a noi? Un operaio del cazzo. Quindi pertanto non è un problema mio quello lì di a chi non crede. Non siamo qui, non siamo qui per tutti, siamo qui per gli eletti del popolo di Israele. Sei un negro, se sei giamaicano, se abiti a Porto Rico, cosa fate di bello, ragazzi? Insegniamo la Bibbia, queste sono le 12 tribù della casa di Israele di cui la Bibbia parla, dove si trovano oggi. Okay. La N-word non bisognerebbe metterla. La N-word. Cos'è la N-word? Sì, la N-word è la parola negro. Negrito. Beh, sai, in spagnolo comunque è una parola che nasce come un'offesa e oggi si trova nel gergo comune. Comunque l'importante è comprendere che gli uomini così chiamati di colore, ok? Per la maggior parte gli afroamericani vengono dalla tribù di Giuda. Pensa che, guarda l'ipocrisia del mondo. Tu sai che nelle carte d'identità degli Stati Uniti, ok, per identificarti ti identifichi, ok, o negroid, cioè proprio scientificamente negroide è specificamente un popolo, un tipo di gente, sì, una razza, okay? Una razza viene chiamato negroide e lì non diventa una parola così chiamata. Voi per esempio cosa siete? Un po'... Da dove venite voi? Marocco, Tunisia? Sì, Marocco, no? Algeria. Ok, Marocco. Però la gente un po' col passare del tempo è diventata offensiva. E quindi... No, perché coloro che governano lo hanno fatto diventare offensiva. E a parte quello, è offensiva sin dall'inizio, perché non era la loro... Non è io tipo che sono un così chiamato negro. La mia identità non è negro, ok?
La mia identità non è negro, la parola negro viene creata da così chiamato l'uomo bianco che governa il mondo, ok? E poi l'uomo bianco è venuto dall'Africa, quindi okay. Non capisco un po'. Sì, viene dal Medio Oriente, che è la terra di Africa. È la sua ipocrisia. Sì, bella chiacchierata. Ciao, ciao. Vedi l'ipocrisia, no? Se tu apri i libri scientifici, vedi un popolo che si chiama negroide, ok? Infatti c'è lo studio del cranio e c'è, lo vedi, lo leggi proprio là, il cranio negroide, hai capito? E adesso diventa e se dici la parola negro. Sappiamo quando hanno trasformato, quando hanno iniziato a usare questi termini in maniera offensiva per discriminare gli uomini di colore. Oh beh, Esaù è terribile. Pensa che, e sai come ha descritto i nativi i cinesi? Li ha descritto come uomini gialli. Infatti una cosa che nella storia potete osservare da parte di coloro che oggi governano il mondo, okay, che ricordo essere i discendenti biblici di Esaù, gli Edomiti, loro in ogni epoca che si sono trovati a combattere i loro nemici, li hanno sempre etichettati con un nome discriminatorio, come fecero con l'impero romano, come fecero con i barbari, ok? Con i vichinghi che venivano dal nord Europa, li chiamavano barbari, o come fecero quando conquistarono il sud Italia, chiamando coloro che difendevano il sud Italia briganti, o come in questo caso, ecco, con oppure come quando andarono a conquistare il Sud America chiamando selvaggi quelli che vivevano lì, praticamente dando tutti termini dispregiativi sui praticamente i loro nemici, mentre in realtà i briganti, ad esempio, non erano per niente briganti, erano semplicemente persone che stavano difendendo la loro terra da un attacco barbaro, dei veri barbari, o come in Sud America i veri selvaggi erano, chi erano i veri selvaggi? Coloro che vivevano in Sud America per i fatti loro, ok? O sono quelli che sono venuti dall'Europa e sono venuti a violentare, a rubare, a distruggere la loro civiltà in maniere terribili? Chi erano i veri selvaggi? Conquistadores o coloro che vivevano lì? Che poi selvaggi non erano perché avevano civiltà ben costruite, che ancora oggi studiano le tecnologie su come coltivare, su come costruire, che ancora non se le spiegano. Il punto è capire che come ti etichetta il mondo. Anzi, ultimo esempio, quello che è capitato qualche anno fa durante la grande pandemia, coloro che non prendevano le acque di Vanessa, la puntura, sono stati etichettati come complottisti, cospirazionisti, anti-veleno, ok? E venivi visto dalla società in maniera discriminatoria, praticamente ti etichettano con un titolo e la gente inizia a guardarti così. Questo è il libro di Primo Re, capitolo 9, versetto 7. Io sterminerò Israele dal paese che gli ho dato. Rigetterò dalla mia presenza la casa che ho consacrato al mio nome. Israele sarà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Prendi anche Deuteronomio 28, sì, e 37. Che fa questo, vi fa capire come a oggi possiamo riconoscere il popolo di Israele, il vero popolo di Israele, ecco, così chiamati negri, latini, taino, indios, terroni, ok? Anche lì un altro nome dispregiativo dato ai discendenti delle 12 tribù di Israele che abitano a Sud Italia, ok? Per la maggior parte quelli che abitano a Sud Italia sono israeliti. E dice che a livello mondiale dagli altri popoli saranno oggetto di sarcasmo, saranno i zimbelli delle nazioni, saranno soggetti a questi aggettivi, a essere etichettati in questa maniera qui. Questo non accade con i cinesi, non accade con i pakistani, non accade con gli indiani dell'India, non accade con i popoli del nord Europa. Sì, ma okay? accade a quelli che sono israeliti tra quei popoli là. Accade a quelli che sono israeliti, perché c'è la discriminazione tra indiani che sono davvero discendenza a Israele, che sono c'è una razza in India che sono proprio negri. Beh, ok? Anche in Pakistan la stessa cosa.
ma se andate lì, e poi in India è terribile perché c'è una differenza, fanno una grande differenza tra di loro e c'è una, un razzismo che non potete neanche immaginare, pur tra queste nazioni qui, ok? Perché dove c'è Israele, c'è questa maledizione che segue Israele affinché continua a seguire i dei di quelle nazioni là. Questo è il libro di Deuteronomio, capitolo 28, versetto 37, e diventerai oggetto di stupore, di sarcasmo e di ironia per tutti i popoli fra i quali il Signore Yahweh Shmiyoshai ti avrà condotto. Questa è una punizione che si trova sulla nostra testa praticamente, ok? Un oggetto di sarcasmo, negro, black, ok? Terone, ok? È un oggetto di sarcasmo. Ti prendono in giro, solo, ti guardano solo, vedendo solamente la tua apparenza e ti prendono in giro. E questo deve anche toglierci un peso da dosso, perché se mentre prima ci offendavamo, ci rimanevamo male, ci irritavamo per questo, invece adesso sappiamo che questa è una punizione da parte del Padre nostro. Pertanto accettiamo la punizione nel quale ci troviamo oggi e, quando, e sono delle, anche delle prove per noi per vedere come rispondiamo a queste, se ci comportiamo come loro, se li offendiamo come ci offendono loro, se ecco, rispondiamo al male con il male, cioè come fanno loro, o rispondiamo con il bene, magari l'indifferenza, o anche non turbare. Questo, ad esempio, credetemi che quando si era bambini ci rimanevamo male quando ci insultavano, ecco, chiamandoci negro, terone, di qua, queste offese qui. Ma da quando sono venuto alla verità ho visto che questa è una punizione che l'Altissimo ha messo su di noi. Uno la accetta, ecco cosa fa lo Spirito, ti fa maturare, ti fa accettare la tua condizione, ti fa sapere chi sei, perché poi alla fine quando tornerà il Messia Yahweh Shai, ritorneremo al nostro posto, ok? Ritorneremo, noi siamo i principi di Dio, e quando tornerà il Messia il popolo di Israele diventeranno dei re nel regno che viene. Ok? Che dei principi sono destinati a diventare dei re. Karen, ti appoggio con un bel precetto. Questo è il libro di Micaia, capitolo 7, versetto 9. Sì, leggo da 8. Il punto proprio che volevo tirare fuori è 8. Ok, questa è la situazione in cui noi figli di Israele ci troviamo in questo momento. Questo è Micaia, parto da versetto 7, capitolo 7 da versetto 7, dice: quando a me, il punto è noto, quando a me io volgerò lo sguardo verso il Signore, spererò nel mio Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Questo è lo spirito in cui dobbiamo avere in questo momento qui, ok? E siate gelosi del vostro Dio, ok? Assolutamente. Siate gelosi del Dio vivente, Yahweh Basham, Yahweh Shai. Non state a metterlo in bocca a cani e porci, ok? Dicendo, ah, io credo in Yahweh Shai, ok? Perché poi... Lo usano contro di voi. Lo usano contro di voi. Il Signore Yahweh Shai dice di non dare le perle ai porci. Stavo guardando qualche settimana fa il campo di un fratello in Messico, e lui è arrivato un uomo che gli ha chiesto alcune cose sulla Bibbia, ha insegnato la verità della Bibbia, del vero popolo di Israele, e dopo gli ha detto: guarda che noi siamo nel nome di Yahweh Shai, in maniera prima il fratello si è accertato che questa persona potesse riceverlo, ok? Io ricordo quando ero al lavoro a Yahawada, prima di dirgli nome non so quanto tempo sia passato, Yahawada, se sta guardando, può portare testimonianza, se guarderà. Yahawada è quell'uomo che viene... quel fratello, ok? È entrato anche lui nella vigna del Signore. Fa delle lezioni in spagnolo. Il suo canale si chiama Tribù Simeon. Qui in Italia parla sia italiano che spagnolo. E lui, quando l'ho conosciuto dove lavoro, e ricordo che prima di dirgli il nome di Yahweh, il nome del padre Yahweh, il nome del suo figlio Yahweh Shai, mi sono
mi sono accertato che questo fratello fosse sincero e che non usasse questo nome contro di me, perché non siamo ingenui da questo punto di vista qui, ok? Siamo gelosi del nostro Dio, che dice la scrittura che per colpa nostra, per colpa del nostro comportamento, il nome di Dio è bestemmiato tra le nazioni. Pertanto, siccome il nome del padre e il nome di suo figlio sono dei nomi santi, separati da tutti gli altri nomi, e non ce li hanno in bocca le religioni, perché se no, pensate quanti potrebbero profanare il suo nome, il Signore lo ha rivelato a pochi, ok? Tornando al libro di Micaia 7, dice: quanto a me, io volgerò lo sguardo verso il Signore Yahweh Shem Yahushai, spererò nel Dio della mia salvezza, il mio Dio mi ascolterà. Il punto è qui: non ti rallegrare per me, oh mia nemica, ok? Tutte le nazioni adesso che hanno sotto i piedi i figli di Israele, non vi rallegrate, ok? È solo per un periodo. Punto è qui, dice: non ti rallegrare per me, o mia nemica. Se sono caduta, mi rialzerò. Se sto seduta nelle tenebre, il Signore Yahweh Hashem Yahushai è la mia luce. Quindi in questo momento potete ridere, potete prenderci in derisione. Negro là, terone là, o chissà cosa. Va bene, ok? Ma torneremo. Siamo degli angeli caduti in questo momento, ma quando torna Yahweh Shai ci metterà nella nostra posizione di gloria. E poi punto ancora più forte che tira fuori il fratello in versetto 9: io sopporterò lo sdegno del Signore Yahweh Shem Yahushai, perché ho peccato contro di Lui. Finché Egli difenda la mia causa e mi faccia giustizia, Egli mi condurrà fuori alla luce e io contemplerò la sua giustizia. Noi ci troviamo in questo momento perché abbiamo violato il contratto, il patto che abbiamo avuto con il Padre, ok? Ecco perché dobbiamo sopportare il suo sdegno, ok? Siamo in questa situazione che siamo adesso e dobbiamo svegliarci presto la mattina per andare a lavorare per un altro uomo, arrivare a fine mese che non ce la facciamo nemmeno con quello che lavoriamo e tutto questo è lo sdegno del Padre, ok? Tra le benedizioni del Padre dovevamo stare su e i nostri nemici sotto di noi, ok? Ma ora ci troviamo nella posizione tutto contrario, i nemici sopra di noi e noi sotto, ok? Cosa volevi dire? Rileggi l'ultimo precetto, papà, Kasha. Questo è il libro di Micaia 7:9: io sopporterò lo sdegno del Signore Yahweh Hashem Yahushai, perché ho peccato contro di Lui. Finché Egli difenda la mia causa e mi faccia giustizia, Egli mi condurrà fuori alla luce e io contemplerò la sua giustizia. È parte fondamentale di riconoscere, di ricevere la verità e ricordarci di come abbiamo disubbidito, di come ci siamo comportati con il nostro Signore, ok? Sicuramente siamo dalla parte del torto, sicuramente dobbiamo accettare umilmente, ok, le punizioni, le prove, le sofferenze che vengono, perché noi meriteremo la morte, ok? Noi meriteremo la morte per tutti i peccati che abbiamo fatto. Pertanto accettare le sventure, accettare le punizioni, i castighi, i rimproveri che ci vengono attraverso il Signore in maniera in silenzio, così come il Messia Yahweh Shai fece quando fu portato davanti al Sinedrio, che lo accusavano e il Signore non rispose mai parola, stava anche quando fu portato davanti a Pilato, ok? Il Signore umilmente aveva accettato il castigo, ok? Che il Padre lo stava mettendo, perché per chi può riceverlo, comunque il Messia Yahweh Shai è venuto a pagare sia per i peccati del popolo ma anche per i propri peccati che aveva commesso in una vita precedente. Però adesso non stiamo a entrare nella reincarnazione, nelle reincarnazioni passate del Messia. Abbiamo dei video per chi vuole, può andarle a vedere nella reincarnazione. Ma il punto è conoscere questa verità ci deve fare anche accettare quando viene su di noi qualche sventura. Okay? Dice affinché il Signore poi possa difendere la nostra causa, affinché poi il Messia Yahweh Shai, che è passato da quello che passiamo noi, possa difenderci davanti al Padre e quindi darci la possibilità di ereditare con Lui il regno quando verrà.
Yappa, secondo me bisogna andare avanti a leggere qualche precetto in giù, perché in versetto 10 dice: allora la mia nemica lo vedrà. E chi è il nostro nemico? Ok? Perché la Bibbia continua a parlare continuamente di un nemico. Ok? Se la Bibbia parla di un nemico, gli uomini stolti al giorno d'oggi hanno reso quell'uomo un uomo di fantascienza che non esiste. Ok? Esiste, ma non si sa. Il diavolo è spirito. Prega contro un spirito quando quel spirito lavora attraverso degli uomini. Ok? Vedete la stoltezza degli uomini? Se la Bibbia parla di un giudizio a dei nostri nemici, chi sono questi nemici qui? Verranno così da spirito e diventeranno degli uomini così? Quindi la Bibbia parla del nemico, bisogna capire chi è il nostro nemico. Il nostro nemico è Esau Edom, ok? Non è mai cambiato niente, sono i poteri che governano il mondo al giorno d'oggi, sono così chiamato l'uomo bianco. Sono i discendenti di Esau Edom, gli Edomiti. Ok? Dice, allora la mia nemica lo vedrà e sarà coperta di vergogna. Lei che mi diceva, dov'è il Signore, il tuo Dio? I miei occhi lo vedranno. E a chi è che non è capitato nella vita che ti dicessero dov'è il tuo Dio adesso? Adesso ci hanno preso in giro fino ad ora. Il nome è strano, dov'è il tuo... Ma arriva il giorno. Ehi, prima che iniziasse questo campo si è fermato un ragazzo, fa, dove sono gli Elohim? Innanzitutto ho detto, sai che cosa significa la parola Elohim? Comunque voleva sapere dove era, non perché non li vedeva. Ok? Non significa che se non vedi non ci sono. Perché anzi, quando il Signore si manifesterà, anzi la Bibbia lo dice, e mi conosceranno quando io porterò giudizio, morte e distruzione. Che pensate che tutti questi avvertimenti che noi stiamo dando di quello che... Noi praticamente ecco, siamo chiamati a cambiare il nostro modo di comportarci, il nostro modo di pensare e il nostro modo di vivere, affinché ecco, possiamo trovare un avvocato nel cielo, che praticamente è come sai, se noi venissimo portati davanti a un giudice perché ci comportiamo male, se noi continuiamo a comportarci male, questo giudice non ci darà il perdono. Mentre se noi ci siamo comportati male e il nostro avvocato, che è Yahweh Shai, ci porta davanti al giudice, che è il Padre, e dice guarda, comunque al meglio delle sue possibilità si è corretto dal suo cattivo comportamento, abbiamo la possibilità di essere perdonati da questo. Ah, Salakia, ti voglio appoggiare, proprio in questo regno malvagio c'è proprio la legge comunque, di pentimento comunque, che quando un ragazzo commette un crimine e l'avvocato si presenta, l'avvocato può chiedere... Qual è quello che chiede l'avvocato per te? Perdono giuridico. L'avvocato può chiedere... Assolto, essere assolto. L'avvocato può chiedere un perdono giuridico a base anche delle tue comportazioni dopo. No, se ti sei pentito, okay, dirà che guarda, il ragazzo è pentito, è cambiato vita. Potete ridurre dalla sentenza di 10 anni a 2 anni a 5 anni. Loro guardano tutte queste cose qui, per appoggiarti a quello che dice. Prendi Giovanni capitolo 3, voglio dire Matteo capitolo 3, versetto 8, dove Giovanni il Battista chiama a fare frutti degni del ravvedimento. Noi a questo siamo chiamati. I frutti che cosa rappresentano? I frutti rappresentano le azioni. Infatti quando anche il Messia Yahweh Shai ci dice di stare attenti ai falsi profeti, perché li riconosceremo dai loro frutti. Questi frutti sono le azioni. E noi siamo stati chiamati a fare frutti, quindi siamo stati chiamati a fare azioni. Il Signore vuole vedere i nostri frutti. Il Signore anzi dice che ci sarà quel terreno, quando spiega la parabola del seminatore, che dice che quel seme che cade in terreno buono, ognuno di noi è un terreno. Adesso bisogna vedere che tipo di terreno siamo. C'è quel terreno che dà il 30, il 60 e il 100, che porta frutti praticamente. Questi frutti sono delle azioni. Pertanto noi dobbiamo metterci a fare delle azioni. E delle azioni, ripeto, si parte dalla base prima di tutto, okay? Che la base è quella là di mettere via gli idoli nel quale abbiamo confidato prima di conoscere la verità. Quindi ripulire casa nostra. Lievito. Casa nostra, se siamo noi padroni di casa naturalmente, ok? Che se siamo a casa dei nostri genitori non possiamo farlo. Però se abbiamo una casa nostra, iniziare a mettere via crocifissi, madonne, statuine dell'Arcangelo Michele, dei Padre Pio e di queste e di questa immondizia qui.
poi la casa principale è la nostra mente, il nostro corpo, che pulire da questo, da questo. Queste già sono azioni che noi stiamo facendo. Poi l'azione è quella di mettersi di allinearsi a una dieta corretta, come l'Altissimo ci comanda, e l'azione è quella là di poi di leggere, di studiare, di applicarsi alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Se puoi prendere Primo Timoteo capitolo 4, Primo Timoteo capitolo 4, che dice cosa dice? Applicati finché io venga, la lettura, l'esortazione, l'insegnamento. Versetto 13. Questo è il libro di Primo Timoteo capitolo 4, versetto 13. Applicati finché io venga, alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica. Qua si apre tutto un altro mondo. È attraverso lo spirito che il fratello ha fatto tirare fuori questo precetto qui, perché questo è rivolto a tutti voi che ascoltate da un bel po' di tempo. Ok, il fratello prima parlava dei frutti. Ok, Yahweh Shai stava camminando, aveva fame, ha trovato un albero. Questo albero non aveva frutti, un albero di fichi. Ok, cosa ha fatto? Ha maledetto quell'albero. E stesso il giorno dopo, passando, hanno visto che l'albero era diventato secco. E hanno chiesto a lui: ma perché hai fatto questo? Perché un albero che non ti dà frutti, ok? A che cosa serve? Una macchina che non si può portare via da nessuna parte, a che cosa serve? Lo porti alla demolizione. Un paio di scarpe che non ti serve più, che non ti serve neanche per camminare, non ti entra, la butti fuori o lo dai a qualcun altro, ok? Quindi dice, leggo di nuovo, applicati finché io venga. Come facciamo ad applicarci? Ok? Ascoltando queste parole qui, ok? Guardando le lezioni, guardando i video, ma soprattutto insegnandolo anche ad altre persone. Perché questo è un atto di amore che stiamo facendo noi qui, in questo momento. Siamo alzati presto questa mattina, andare a fare i nostri vari lavori. Abbiamo chiesto permessi e robe varie, facendo tutto a posto per essere qui, per portare questo amore, perché questa verità è amore davvero. Yahweh Shai lo dice a Pietro: se mi ami, pasci le mie pecore. Noi abbiamo ricevuto l'amore più grande, è quello di essere richiamato alla misericordia dell'Altissimo. E questa misericordia, vi stiamo predicando la stessa misericordia, che è questa verità qui, ok? Noi saremo salvati attraverso questa verità qui. Quindi questo è amore, questo è misericordia. Quindi quell'amore che abbiamo ricevuto lo stiamo portando a voi, come lo dovete anche voi alla vostra volta portare ad altre persone. E ora non sto dicendo di essere come noi, ok? Ma nel minimo del vostro, nel minimo della vostra capacità, dovete fare qualcosa almeno. A dire il vero, dice la Bibbia, dice siate i miei imitatori come io lo sono del Messia. E noi abbiamo, così come gli apostoli, così come il Messia, ok? Ha mandato i suoi apostoli a portare la buona notizia, a predicare, a presentare, a testimoniare di lui, a profetizzare attraverso lo Spirito Santo. Così gli apostoli oggi, gli apostoli della Gran Pietramulino, gli anziani, loro vanno fuori per le strade e per le vie, perché questo è quello che la Bibbia comanda. In Proverbi capitolo 1 versetto 21 dice che la saggezza grida per le vie, ok? Pertanto siamo fuori ad insegnare, così come noi abbiamo visto gli apostoli fare questo, andare fuori ad insegnare, perché oggi se vi guardate intorno, chi è che c'è fuori ad insegnare la Bibbia? Nessuno, a parte i profeti della Gran Pietramulina. Quindi siate, il fratello ha detto di non fare come noi, però nel senso che non è che dovete per forza tenere magari video lunghi di mezz'ora o venire fuori ad insegnare e stare per forza due ore. Ma comunque di imitare noi come abbiamo imitato gli apostoli, perché come è arrivata la parola a voi? Vi è arrivata attraverso dei video su YouTube, ok? Pertanto questa YouTube è l'epistola moderna, è la piattaforma internet profetizzato nella Bibbia. Questo è un epistolo. Internet profetizzato nella Bibbia, attraverso il quale il Vangelo arriva nei quattro punti della terra. Quindi questa è la piattaforma sul quale dovete fare i vostri frutti. Bastano insegnamenti semplici attraverso lo Spirito per far sì che questa parola possa arrivare anche
affinché il numero degli eletti sia completo, se già non è completo, se per questo. Cane. Questo è il libro di prima lettera di Timoteo, capitolo 4, versetto 13. Applicati finché io venga. Ok, infatti il libro di Apocalisse, se non sbaglio, il capitolo 3, che dice che quello che avrebbe sopportato sino alla fine, ok? Hai capito quale concetto sto dicendo? Quello che avrebbe resistito sino alla fine. A che cosa succede a quello che è beato colui che sopporta la prova? Giacomo 1:12. No, non è quello, fino alla fine. Matteo capitolo 24, versetto 12. Chi avrà perseverato fino alla fine sarà fino salvato. Appa. Matteo 24:12. Giusto per appoggiare questo punto qui. Matteo 24:12. Questo è il libro di Matteo capitolo 24 e versetto 12. Dice: poiché l'iniquità menterà, l'amore dei più si raffredderà. Infatti, quando si parla dell'amore dei più si raffredderà, non parla solo dell'amore mondiale, parla anche tra di noi. Alcuni fratelli hanno iniziato a insegnare questa verità, a fare dei lavori, ma poi si è raffreddato il loro amore, non hanno più voglia di insegnare come avevano questa voglia di insegnare una volta. Ok? Ha a che fare con tutto in generale. Ok? Poi quando hai finito voglio leggere un po' di commenti. Sì, che punto ero che mi sono perso un attimo? 24:13. Ok, versetto 13 dice: ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Ok? E tornando qui in Primo Timoteo 4:13, applicati finché io venga. Fino al tempo della fine è quando torna Yahweh Shai. E che tipo di servo cerca Yahweh Shai? Quel servo che quando torna lo trova facendo il lavoro. Non un servo che trova con le mani incrociate e con i piedi incrociati a casa. No, Yahweh Shai vuole tornare e trovarti facendo il lavoro che ti ha mandato a fare. Ok? Perché Yahweh Shai è un uomo esterno, ti chiederà i talenti che ti ha dato. Infatti questa scrittura sta parlando di quello. Dice: applicati alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento, ok? Non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante la parola profetica. Qual è la parola profetica? Come spiegava il fratello prima, i profeti hanno dato queste parole profetiche, lo abbiamo ricevuto, ok? E noi lo stiamo dando ad altre persone che sono degni a riceverlo. Ok? E dice: non trascurare il dono che è in te, perché questo è un dono. Lo Spirito Santo è ciò che ti sblocca a comprendere queste parole qui. Ok? La differenza tra noi e il resto della gente che non riescono a comprendere queste cose qui è perché non hanno quel dono là. È lo Spirito Santo. Ok? E dice: la parola profetica insieme all'imposizione delle mani dal colleghi degli anziani. Ascoltate, il punto è qui. Dice: occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Chiunque si svia da questi indizi che l'apostolo Paolo sta dando, ok, sei qual è la parola? Sei scoperto. Qual è la parola che sto cercando? Sei facile ad essere preda, ok? Di essere tagliato fuori. Ecco perché dice: occupati. C'è un altro libro nel libro di Siracide che dice: occupati in profezie finché torno, ok? E dice: occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento. Cioè, qui lo ribadisce 2-3 volte. Bada a te stesso, perché devi mangiare prima il cibo spirituale per poterlo andare a insegnare agli altri.
Se tu non studi le sacre scritture, non guardi video, non prendi precetto, non insegni giù, cosa vuoi andare a insegnare? Niente. Quindi badati prima a te stesso, imparando questa verità, come il padre lo ha detto anche a Ezechiele, mangia questo rotolo e vai a parlare con i figli di Israele, ok? Quindi badati prima a te stesso, poi vai a insegnare, badati a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano, ok? Ehi, è bellissimo questi ultimi versetti qua, davvero sono precetti che devi avere scritto sul tuo cuore proprio. Ogni mattina la devi leggere, ogni giorno la devi leggere, ok? Questo sono davvero una serie di bellissimi precetti. Libro di Primo Timoteo 4, dal versetto 13 alla fine. Questo è Atti, capitolo 20, versetto 28. Badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio che Egli ha acquistata con il proprio sangue. Quindi, sì, vai. Vai, se vuoi. No, volevo dire proprio che vedi come... Siamo portando la verità della Bibbia. Lei crede alla Bibbia? No. Okay. Insomma, non ho letto, i miei figli sì, io no. Ok. Queste sono le conversazioni più belle possibili. Credi alla Bibbia? No, io no, e via. Comunque il punto che volevo dire... E poi magari sono queste donne anziane che vanno anche a messa la domenica, magari no, li vedi... No, sicuramente, li vedi avere, vanno per tradizione. Magari li vedi avere un crocifisso, qualche collanina, qualche madonnina, qualche... Cioè, è quasi impossibile che entri a casa sua che non ci sia un crocifisso. Che non ci sia un crocifisso, assolutamente. E poi non hanno mai letto la Bibbia. Questa è la situazione della nostra gente oggi. Per questo il Padre ci ha mandato attraverso lo Spirito con delle Bibbie in mano, affinché, ecco, non siamo qui a parlarvi come fanno quelli delle religioni, senza la Bibbia, no? Qui parliamo attraverso la Bibbia. Kanak, volevi leggere... I commenti, sì. Volevo leggere alcuni commenti. Oh, mamma. Parabola delle 10 vergini. 5 erano pronte, 5 addormentate, ma all'improvviso, quando furono pronte le nozze dell'agnello, le 5 addormentate non trovarono più olio. E riempiamo le nostre coppe fino a traboccare prima che sia troppo tardi. Bravo. Lo sposo e la sposa dicono: sì, vieni Signore Yahweh Shai. Lo sposo è il Signore Yahweh Shai e la sposa è la nazione di Israele. Anzi, ti appoggio, sono gli eletti. Subito. Precetto velocemente. Vai. Anzi, do anche un precetto riguardo a questo. Questo è Giovanni, capitolo 3, versetto 29. Colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente l'ascolta, si rallegra vivamente della voce dello sposo. Questa gioia è la mia e ora è completa. E qui Giovanni risponde a dei discepoli di Giovanni che dicono: guarda, quel Yahweh Shai che tu hai battezzato adesso ha più discepoli di te, i tuoi discepoli vanno da lui. E Giovanni dice, si rallegra, fa: io sono l'amico dello sposo, papà. Colui che ha la sposa, che sono le pecore smarrite, gli eletti, è lo sposo che è il Messia Yahweh Shai. Ehi, cosa ho fatto adesso? Ok, questo è il... Anzi, per dare il contesto, Giovanni 3,26. E andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbi, colui che era con te al di là del Giordano e al quale rendesti testimonianza, eccolo che battezza e tutti vanno da lui. Giovanni rispose: l'uomo non può ricevere nulla se non gli è dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che ho detto: io non sono il Messia, ma sono stato mandato davanti a lui. Colui che ha la sposa è lo sposo. Quindi colui che ha la sposa, che sono chi? Le pecore smarrite della casa di Israele, la nazione di Israele, gli eletti, è la sposa. Colui che ha la sposa è lo sposo. Chi è lo sposo? Il Messia Yahweh Shai, che stava iniziando il suo ministero e quindi stava iniziando a raccogliere la sposa praticamente. Ma pensa che il libro di Geremia 2, 6 e 2, che dice che
o paragonato i figli di Israele come una donna delicata, nelle Bibbie, nelle scritture italiane dice tutta un'altra cosa. Sì, dice disprezzata, credo. Sì. Che è anche corretto alla fine, siamo stati disprezzati. Siamo, sì, siamo... ma i padri ha paragonato i figli di Israele come una donna delicata. Sì, 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 giusto. Ehi, Shalom a Gennaro. Ehi, Shalom. Nuova moda il rosso porpora, sì, il colore di Esau Edom. Gennaro scrive: io sento che il regno di Dio è molto vicino, fratelli. Gloria al Padre Altissimo Yahweh Bashem Yahweh Shai Shalom. Kalala Yahweh Bashem Yahweh Shai, che ti mostra queste cose qui, perché molti desiderano vedere ciò che vedi, ma non lo possono vedere, perché in te il Padre ha dato uno spirito che ti guida, non perché sei un uomo intelligente o chissà cosa. Noi non siamo i più intelligenti, non siamo i più svelti o chissà cosa, ok? O i più accolti o chissà cosa, ma questa è misericordia, no? Ci sta svegliando nel momento giusto, ok? È come quando un amico tuo che ti vuole bene vede che sta per scattare la merda e ti viene ad avvertire, quello è un giusto amico, non un amico che sta lì e vuole vedere proprio che ti schizza tutta la merda e poi ridere, ok? Quindi beato a coloro che riescono a vedere che questo regno sta crollando, che riescono a vedere oltre tutto il facade. La parola facade lo voglio tirare fuori. La parola facade. Non so se... Dice la scrittura di aspettare il giorno del Signore, che anche se tarda, aspettalo. Anche se tarda, aspettalo, perché sappiate, noi siamo qui comunque attraverso lo Spirito a profetizzare principalmente che la grande tribolazione è alla porta. E adesso non sappiamo quanto manca, sappiamo che manca davvero poco. Adesso però, anche se non la vedete arrivare subito, non demoralizzatevi, perché quando inizia la grande tribolazione saranno tempi duri, pertanto prendete questi tempi come tempi di misericordia per prepararvi spiritualmente, per fare la scorta di olio, per resistere, per la scorta di olio che per fare luce, per avere luce in quei tempi duri che verranno, ok? Che sarà questa conoscenza che ci terrà saldi in quei tempi. Khan, la facade è una parola... Non so, in italiano mi dice facciata, la facciata. E dice un aspetto o un effetto falso, superficiale o artificiale. Cosa succede? Tanti guardano una casa dall'esterno, ma non riescono a vedere cosa c'è dentro o dietro, ok? Di solito il mondo mette una faccia davanti e per non rivelare chi è dentro. Okay? Quindi coloro che riescono a vedere oltre tutta questa facciata che il mondo mette davanti attraverso la propaganda e tutto il resto, beati a voi, ok? E il Padre Yahweh Hashem Yahushai che ha misericordia di voi affinché non sarete distrutti il giorno che arrivano, ok? Sì, Nehemiah scrive: non sapevo delle vongole e gamberi. Se si vede in Levitico capitolo 11, il Signore dice che del mare possiamo mangiare solo ciò che ha pinne e squame, quindi solo i pesci possiamo mangiare. Tutto il resto non è stato creato per essere un cibo per l'uomo, ma è stato creato per... Le varie funzioni. Per varie funzioni, ad esempio le vongole, le cozze. Sono filtri, no? Sono dei filtri nel mare per tenere pulita l'acqua, per tenere pulito il mare, e non vanno mangiati. I gamberi sono creati per mangiare i cadaveri degli animali che muoiono nell'acqua. Bravissimo. Ogni cosa ha la sua funzione, e se tu vai a mangiare quelle cose là non ti fanno bene. Sì, i comandamenti sono per il nostro bene. Questo è il pentimento. Alla fine pentirsi significa comprendere quello che sbagliamo e ravvedersi, correggersi. Quindi a questo siamo chiamati, quindi non fartene una colpa, non, nel senso non farti schiacciare da questo, dire oh Dio ho mangiato, quindi
Ravvediti. Io non lo so, era l'anno scorso. L'anno scorso, non mi ricordo. Un pomeriggio l'anno scorso avevo talmente tanto fame lavorando che mi sono fermato in un supermercato e ho preso un tramezzino. E non ho letto bene proprio. Era tipo pollo o qualcosa. Non ho letto che c'era in mezzo la pancetta. Ok? Mm-hmm. Cominciavo a mangiare questa cosa qui, davvero. Aveva tipo un tipo di... Ehi, davvero, se smetti di mangiare il maiale, e il giorno che la mangi... Lo senti. Lo senti proprio. Pesante. C'è questo sapore un po'... Senti proprio... c'è qualcosa che senti. Ho sentito e ho detto, boh, questo non mi sembra solo pollo. Ho girato il coso, ho mangiato quasi metà. Ho girato il coso, ho visto che c'era il coso dentro. Oh, l'ho sputtato fuori, l'ho buttato via, ho pregato a padre ed è finita là. Anche a me mi era capitato una cosa del genere col maiale. Avevo mangiato... mi piace il piccante. Ti dico la verità, ignoranza questa, però ecco... non sapevo che nell'anduja ci fosse il maiale. Cos'è l'anduja? L'anduja è una salsa piccante calabrese. Però è fatta con le tipo con le budella del maiale, che ne so, è fatta con qualcosa del maiale. E io non lo sapevo, l'ho mangiata, poi quando mi ha detto, guarda, c'è il maiale. Ho detto, cazzo, non la mangerò più, ho pensato, e chiedo perdono al padre. Alla fine è per questi peccati che abbiamo la grazia del Signore Yahawashai. Per queste cose qui dove sbagliamo senza saperlo. Sì, poi alla fine, sì, alla fine comunque mangiare questo ci rende impuri fino a sera, poi dal giorno dopo possiamo sì, ritornare. Non sono peccati alla dannazione, ma sì, si rendono impuri, che poi dopo fino alla sera diventiamo puri di nuovo. Sì. Sono più leggi per tenerti in vita, sono più leggi per il tuo bene, per la tua salute, ok? Cambia. Non sono leggi come chi uccide un altro uomo, chissà cosa, ok? Su questo sono leggi per tenerti tutelato, no? Scrive... E voi avete ricevuto la pienezza in Lui, essendo Egli capo di ogni principato e potestà, nel quale siete circoncisi di una circoncisione di Yahawashai mediante lo spogliamento del corpo dai peccati della carne, essendo stato sepolti nell'immersione. E Yapa, grazie per i precetti. Shalom a Mizi e a Claudio. Scrive, prima mi arrabbiavo molto alla parola terrona, ora in Yahawashai non mi tocca più. Questa è maturità. Maturità, io in casa non ho nulla, ma ho solo una croce di pietra e anche addosso una catenina con croce. Devo togliere? La risposta è sì, perché allora... la croce... prendi Deuteronomio capitolo 28, versetto 64, e prima di tutto. La croce comunque è il simbolo, è un simbolo di morte praticamente. La croce veniva usata dai romani per infliggere la pena di morte più severa, era quella là di mettere in croce una persona. Pertanto è semplice fare una riflessione. Deuteronomio 28 e 64. È semplice fare una riflessione. Cioè, a una persona a te cara, un tuo genitore, un tuo figlio, se venisse ucciso attraverso una pistola, tu metteresti mai al collo una collana con una pistola? Se venisse decapitato, se venisse impiccato, tu metteresti mai una collana con la corda di un impiccamento? Se venisse ucciso con un macete, metteresti una collana con un macete o in casa tua ti attacchi un macete per? Certo che no, ok? Pertanto perché dobbiamo mettere il simbolo di come hanno ucciso nostro Signore? Questo è un simbolo che usa la religione come un simbolo di trionfo, perché loro hanno ucciso il nostro Signore, hanno crocifisso il nostro Signore. Anzi, puoi prendere anche Apocalisse capitolo 11, versetto 8, Baba Kashak, perché questo è quello. Infatti guardate quanto come il Papa, quando va fuori, c'ha questo bastone con questo crocifisso, e è proprio come se stesse mostrando un simbolo di vittoria, che loro hanno ucciso il Messia dal punto di vista spirituale attraverso delle religioni, ok? Posso appoggiare il fratello, perché se vogliamo anche essere tecnici e se vogliamo tornare dietro, il crocifisso viene dagli antichi egiziani. Gli egiziani lo chiamavano Ankh, mm-hmm. ok?
e non appartiene niente alle sacre scritture. Quindi tu che porti un crocifisso in casa tua, stai portando la Ankh egiziana, che è un simbolo di morte alla fine, dedicato a una divinità pagana, ok? Adesso non dico che devi prendere la catenina d'oro e buttarla via. Vada a vendere. No, vabbè, prendi la catenina, poi vendi il ciondolino, magari. Il ciondolino, vendilo e vai a prendere un altro tipo comunque di oro. Mettilo via e basta, senza niente. Mettilo via, punto. Comunque non tenerlo addosso, perché è stato proprio proibito anche dal Signore quello là di farci degli oggetti di culto, ok? Questo è il libro di Apocalisse 11:8. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città. Qua i loro cadaveri sta parlando del popolo di Israele, che i cadaveri, non sta parlando cadaveri fisici, sta parlando di cadaveri spirituali. Ricorda quando il Signore disse lasciate che i morti seppelliscano i morti. Sta parlando di cadaveri spiritualmente, giaceranno nella piazza della gran città, che rappresentano gli Stati Uniti d'America, perché nelle Americhe è dove le religioni, praticamente la gran parte delle religioni sono state create, e dove la religione cattolica cristiana, diciamo, si è completamente espansa a livello mondiale. Infatti volevo aggiungere, questi cadaveri, cosa andavano a fare questi cadaveri? Mettevano i croci, adoravano Allah, questo. Quando sei in questo stato di cadavere morto, non vai dietro al padre. Mm-hmm. Okay, come dice il libro di Proverbi, chi si smarisce dalla via della sapienza, le parole dell'Altissimo, si trova nella congregazione degli morti. Quindi quando hai questi crocifissi addosso, hai queste teflin di Allah, robe varie, fai parte dei morti, dei cadaveri. Ma noi siamo in generale tutta la casa di Israele, questi cadaveri qui, ma i cadaveri si stanno svegliando, come vediamo la profezia di Ezechiele, quelle ossa secca, si stanno svegliando attraverso cosa? Attraverso la verità. Perché dice, i loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma e Egitto. Sodoma e Egitto, perché la sodomia, questa America ha abbracciato la sodomia, che se vi andate a vedere il significato della sodomia, significa rapporti anali, rapporti illegittimi. Loro lo hanno abbracciato alla loro legge, stanno spingendo una legge dove un uomo può andare con un uomo, tutte le varie. Ecco perché dice che quella città è simbolicamente Sodoma e Egitto, perché è la casa di schiavitù, si tiene sia spiritualmente e fisicamente schiavo, e anche economicamente schiavo soprattutto. E dice, dove anche il Signore Yahweh Shai è stato crocifisso, ok? Quindi parlando di crocifisso, non ha senso portare il crocifisso, davvero, ok? E tra l'altro il fratello mi ha fatto tirare fuori il libro di Deuteronomio, capitolo 28 e 64, L'Eterno ti dispederà fra tutti i popoli da un'estremità della terra sino all'altra, e lì servirai ad altri dei che né tu né i tuoi padri avete mai conosciuto, al legno e alla pietra. Questo è un castigo, che è una punizione nel quale ci troviamo oggi, nel quale si trova la nostra nazione dispersa da un'estremità della terra fino all'altra, e ad adorare le religioni che sono rappresentate, le due religioni principali, dal legno, dalla croce cristiana di legno, e dalla pietra della religione islamica di La Mecca. Quindi, diciamo che la croce è un simbolo di morte, un simbolo della religione, non è un simbolo che appartiene al nostro Signore Yahweh Shai. Quando nella Bibbia si dice di onorare la croce del Signore, non significa di onorare il simbolo della croce in sé, significa di onorare la sofferenza. La sofferenza. Ok? O anche un oggetto della menorah va tolta secondo la scrittura. La menorah è il candeliere, e non va tolto. L'importante è non attribuire potere, nessun potere divino, spirituale o di culto. La menorah è un oggetto che si può tenere, anche io ce l'ho a casa. Anch'io ce l'ho la menorah. Pertanto non è un oggetto, quello non c'è bisogno che lo togli. Ma sì, dalle nostre case togliamo crocifissi e tutto quello che collega al culto di una religione, perché... Ma per aprire una parentesi, la tua menorah deve essere descritto proprio come nella Bibbia, deve avere sette braccia. Oltre sette bracci la butti via subito. Se ne ha nove, no vabbè, butti via, magari sono oggetti d'oro, non c'è bisogno che li butti via, dico...
Basta non attribuire potere a cosa, perché quello con nove cose è fatto apposta proprio. Sì, a dire il vero, poi per quanto vale l'oro, anzi, posso consigliare anche sì di venderli questi oggetti di crocifissi, è inutile, sì. È inutile tenerli a dire il vero, che comunque non sono niente di buono, io non ne ho, quindi non c'ho questo problema qua, però comunque sì, semplicemente questo. Vogliamo chiudere, dai, chiudiamo. Con questo è tutto, sperando che questo video, questa serata... innanzitutto ringraziamo il Padre Altissimo per averci permesso un altro giorno di essere qui a pascere il gregge, ad edificarci, a profetizzare. Siamo nei tempi vicini, e questo ce lo dimostrano anche il fatto che i suoi profeti sono nei quattro punti della terra a portare il messaggio. E ricordiamoci questo, che se abbiamo avuto la benedizione di ricevere questa verità, significa che ci è stato fatto un invito, e siamo stati invitati, ecco, al ritorno del nostro Signore, a unirci, okay, con il Messia Yahweh Shai. Pertanto vestiamoci come degli eletti. Anzi, concludiamo con Colossesi, capitolo 3, versetto 12. Lo prendo io, dai. Colossesi, capitolo 3, versetto 12. Lo prendi tu? Sì, ce l'ho. Ok. Che dice di vestirci come degli eletti. Perché abbiamo letto prima in Matteo, capitolo 24, che il Signore, quando torna, manderà gli angeli a prendere i suoi eletti. E gli eletti... Voglio dare anche un precetto. Questo è il libro di Colossesi, capitolo 3, versetto 12. Rivestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda. Se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Ci chiama a comportarci come degli eletti. Se noi speriamo di essere eletti, comportiamoci come loro attraverso queste qualità che sono descritte, attraverso, ecco, il lavoro. Sicuramente ci dedichiamo alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Questo è quello che farebbero gli eletti oggi, ok? E in Apocalisse, capitolo 7, c'è una scrittura al versetto 13 che dice: poi uno degli anziani mi rivolse la parola dicendomi: chi sono queste persone vestite di bianco e da dove sono venute? Versetto 14, io gli risposi: Signor mio, tu lo sai. Ed egli mi disse: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello. Praticamente perché nella grande tribolazione gli eletti saranno provati come loro nel fuoco. È lì che veramente saremo messi alla prova, e come verremo fuori dalla grande tribolazione sarà attraverso il nostro comportamento, che la decisione principale che non sarà quella là di non prendere il marchio della bestia, la prova principale. Posso aggiungere questo? Gli eletti, la differenza tra gli eletti e il resto è che gli eletti sono consapevoli che possono anche perdere la propria vita qua, ok? Mentre gli altri cercheranno di salvare la propria vita, mentre gli altri cercheranno di continuare la loro vita in qualche maniera, gli eletti sanno che lo possono perdere, ok? Questo è quello che fa la differenza. C'è una scrittura in 2 Esdra 16 che dice che quando ci sarà la grande tribolazione, dice: allora si conosceranno coloro che sono i miei eletti. Come? Attraverso il loro comportamento, la loro condotta. La loro condotta fa del loro abito. Ok? Il loro abito, e questo è quello che dobbiamo lavorare, che è come se noi fossimo dei sarti e dobbiamo cucirci l'abito addosso, e quest'abito è un abito che si cucisce giorno per giorno, ok? Perché la nostra condotta, il nostro ravvedimento è giorno per giorno, ogni giorno abbiamo la possibilità di comportarci in maniera migliore, di offendere meno l'Altissimo, e questo affinché quando torna il Messia Yahweh Shai possa trovarci degni, e non come nella parabola dove dice: buttate fuori questo servo perché non ha il vestito. Non ha il vestito. In cane è un sarto giusto, un bravo sarto, perché nel processo che fa il vestito si sporca qualche volta, tocca robe varie.
ma quando vai a un vero sarto, quando finisci a cucirti questo vestito, ti lo presenta bellissimo dentro un bel sacchetto, tutto ben pulito, ti lo lava, ti lo stira, ok? Quindi nel processo in cui costruiamo questo abito, sappiamo che si sporca, ma va bene, alla fine dobbiamo presentarla tutto bello pulito e presentabile. Questo è quello che fa la differenza. Detto questo, diamo tutta la gloria, il potere e le lodi a Yahawah Ba'asham, Yahawah Shai Ba'asham Rekakdash, doppio onore agli apostoli e agli anziani della Gran Pietra Molino GMS, e Shalom agli eletti dispersi per i quattro punti della terra. Shalom. Shalom.